Oggi altro tratto di Cresta del Raut, percorreremo da Forcella Racli a Forcella Capra. Dal monastero di Santa Maria a Pofabbro iniziamo il nostro cammino da località Taviela. Obiettivo Raut. Ci dirigiamo a Forcella Racli. In breve, dopo 250 metri sulla strada, su questa pista forestale, troviamo l'origine del sentiero. E ora non resta che salire. La parte bassa del sentiero è intersecata numerose volte da un zigzag che decorre attraverso. Noi percorriamo la via più dritta, che è peraltro quella segnata dalla bollinatura bianco-rossa. Terrazzamenti. Chissà, forse deposito di fieno, orti, chi può dirlo? Continua la nostra salita, qui a fianco un torrente e in alto le pale del Raut. Nel mezzo della pineta incontriamo la baracca della forestale, siamo a quota circa 1080 e continuiamo lungo le tracce del CAI 968. Quota 1200, usciamo dalla pineta e iniziamo la parte tra erbe e alberi, tra un po' i prati. Vista sul monastero, Pofabbro e Frisanco. Entriamo ora nella parte alta, davvero spettacolare, siamo a quota 1300. Quota 1400, la salita si fa più impegnativa, ma è alleviata dalla spettacolare panoramica vista delle alte pale del Raut e della pianura, che oggi però è un po' fosca. Quota 1500. Stiamo arrivando all'intaglio finale nei pressi di Forcella Racli. Ed eccoci in Forcella Racli, siamo saliti di 940 metri in 1 ora e 50, quasi un chilometro verticale, non abbiamo perso nessun metro e quindi anche qui è un punto utile per misurare la propria capacità ascensionale media. Ecco qua la forcella. Ombra. Il Raut 1590, Forcella Racli. Cima del Racli, Club del Paradacce e Ortat, su cui ora andremo. Forcella Racli. Ora continuiamo lungo la cresta in direzione del Monte Ortat. Rispetto alla forcella scendiamo di qualche metro lungo il sentiero che porta alle valine e qui dietro iniziamo la cresta. Girando indietro vediamo Valine Casera Alte. La cresta è il Rodolino, qui sotto Forcella Racli. Spettacolare
tratto di cresta. E in lontananza la cima del Raut. Piana di Meduno. Ciao Luca Valinis. Rodolino. 1670, cima del monte Ortat. Forcella di Pallabarzana, Monte Youf. Stiamo dirigendo al Paradaccio. Arriviamo ad un piccolo salto, uno dei pochissimi punti da fare con una certa complessità, da fare con attenzione. C'è una vecchia corda che agevola il passaggio, e oltre il Club del Paradaccio. Ecco il punto complicato, dove per fortuna c'è questa vecchia corda. Beh, senza questa corda il passaggio sarebbe complesso e dovremmo circumnavigare da sotto. Ma intanto ce l'abbiamo fatta così. Ecco dunque il passaggio delicato, più facile da fare in salita rispetto a farlo in discesa come noi l'abbiamo percorso. Non ci sono molte alternative, perché di qua non sembra consigliato questo piccolo cammino di salita su erba e poi su cannellone esposto. In passato ricordo che, essendo arrivato in questo punto, avevo circumnavigato da sotto, però si implica scendere e poi risalire dall'altro lato. Sì, scendere tra questi larici e poi risalire un po' per Mughi, un po' per larici, e guadagnare di nuovo la cresta dall'altro lato. La particolare conformazione della parte posteriore del Raut, ricoperta per gran parte dell'anno da neve, e qui la cosiddetta lastra. Ci stiamo avvicinando al Club de Paradaccio, sperando che le nubi che salgono dalla pianura non ci tolgano la visuale. Siamo a quota 1750.
18:41, stiamo arrivando alla cima del Club de Paradach, soffiando sulle nubi per cercare di ottenere una visuale che temo oggi non potremo avere sulla pianura. Comunque dei corsi di cresta davvero spettacolare. Ecco qua, tratti di pianura tra nuvole in rapido movimento, Club de Paradach. Eccolo raggiunto, 1:30 da Forcella Racli. Eccoci qua, purtroppo la cresta si sta annuvolando, sotto di noi la conca dove per millenni giaceva un ghiacciaio, in effetti si vede la conformazione della pietra, e qua davanti a noi, questa sulla destra, è la cresta del Basson che faremo un giorno. Obla! Milleottocentocinquantaquattro, abbiamo concluso il tratto del Club de Paradach e siamo sul punto da dove origina il sentiero della cresta di Basson, che è questa qua davanti, e ora ci dirigiamo alla Capra. Scendiamo alla Forcella. Le nubi ci stanno rapidamente circondando, andiamo a percorrere l'ultimo tratto di cresta prima della Forcella Capra, che è qua davanti, poi l'ultimo tratto è quello che conduce in cima al Raut, di cui oggi guarderemo solo la croce. Ecco l'ultimo tratto che ci porta a Forcella Racli. Scendiamo di qualche metro prima di arrivare alla forcella che è qua davanti, perché altrimenti c'è un salto. Canalina un po' complessa questa, di lì in forcella non si arrivava per via di un salto, probabilmente la discesa è qua sulla destra che vediamo essere un po' più comoda. Questa è la canalina di discesa più facile rispetto all'altra. Quindi una trentina di metri prima dell'attacco qua, dello sbocco in forcella,
conviene scendere non per l'ultima canalina dove siamo scesi noi, che è abbastanza scoscesa, ma in questa penultima, molto più tranquilla. Ed ecco che ci riconnettiamo al sentiero CAI che attraversa Forcella Capra, qua sulla destra, poi continua e sale per cresta fino alla Croce del Rauto. Valichiamo la forcella. Ora ci attende la discesa. Forcella Capra, 1824 metri. Qui il sentiero di Palabarzana sale, continua oltre in direzione delle Valine. Questo è il costone di Basson. Qua sulla destra l'attacco della cresta, che troviamo appunto una ventina di metri qua avanti sulla destra, e invece qua sulla sinistra il sentiero che sale la cresta alla cima del Rauto. In alternativa, adesso siamo scesi una decina di metri, invece che arrivare di là dalla forcella, poco prima della cresta, da qui si prende una traccia che si porta appunto sulla cresta ad una decina di metri prima, dove la cresta conclude su questo sperone che, come vedete, è invalicabile. Quindi, arrivando dall'Aracli, o si scende una ventina di metri sulla destra dall'altro versante o sulla sinistra, e si arriva in questo punto, perché il passaggio proprio a strapiombo sulla Forcella Capra è impossibile da valicare sia in salita che in discesa. Iniziamo ora la discesa. Compare il Club de Paradach. Scendiamo a quota 1660, almeno così dice l'altimetro, potrebbe essere diverso di qualche metro, dove lasceremo il sentiero CAI che si conclude, che si dirige verso Forcella Palabarzana, per andare a sinistra lungo una traccia informale che ci dovrebbe riportare a Poffabbro, che adesso andremo a vedere in che stati si trovi. Ecco, qua c'è anche un cartello, qui il sentiero alla fine di questa costina piega decisamente a destra, mentre noi andremo invece dritti e poi a sinistra. Ecco qua la curva, un piccolo segnavia indica di andare a destra, ai 967. Noi seguiamo l'evidente traccia per erba e continuiamo questa costina che poi devierà a sinistra. Siamo ancora scesi una ventina di metri e adesso pieghiamo a sinistra. Traccia debolmente evidente sul terreno. Traccia che poi in effetti diventa molto ben evidente, decorre in questa parte i prati. Le nebbie si stanno dipanando, scenderemo giù per questi grandi prati. Comodamente scesi per questo tratto erboso, ci portiamo a metà di questo ampio ghiaione pratone e ora scendiamo.
discesa, in salita avrei qualche problema e dubbio. Improvvisamente si aprono le nuvole, panorama spettacolare anche da sotto. Comodissimo ascensore, questa canalina che in discesa ci ha portato fino a quota 1300. Abbiamo terminato la comoda discesa su ghiaia, un po' per prati. Iniziamo dove, nei pressi del bosco, qua sopra di noi compare il Club de Paradise, davvero immenso. E ora andiamo a concludere la discesa. In lontananza vediamo le case di Pofabro. Il sentiero è sempre ben evidente, verticalissimo, e adesso un tratto pratoso, e potrebbe essere che, diciamo, in estate l'inerbamento sia un po' problematico. Ancora un tratto su ghiaione. Concludiamo la verticalissima e prevalentemente ghiaiosa discesa, arrivando a quota 870, dove incrociamo il sentiero Cai Frassati, che ora ci porterà facilmente a Pofabro. Tratto di pista forestale, continua sulla destra, noi continuiamo il sentiero passando a fianco di questi ruderi. Un secondo rudere. Siamo sul sentiero Frassati, diretti a Pian delle Merie. Sorgenti del Rio della Brenta, dove attingiamo acqua. È l'occasione per ricordare che non ne troveremo lungo tutto il percorso, quindi portiamone in quantità adeguata. Arriviamo al punto dove è stata posizionata una targa in memoria di Pier Giorgio Frassati. Ricordo che sul sito curaticonstile.it è descritto interamente il bellissimo anello che porta il suo nome e di cui in ogni regione d'Italia ve n'è uno. Piccola deviazione a vedere questo piccolo affluente che mi ha incuriosito. Che termina o inizia da questa cascatina. Davvero molto bello questo tratto di sentiero Frassati, che termina su una strada su cui ci mettiamo. Dovremmo essere nei pressi di Pian delle Merie. Dopo un centinaio di metri vediamo le case di Pian delle Merie. Andiamo qua a sinistra, nuovamente sul CAI 899 o sentiero Frassati, e ora da Pian delle Merie raggiungiamo il monastero di Santa Maria. E andiamo a concludere l'anello di oggi e a trarre una sintesi finale. Il tratto forse uno tra i più spettacolari della cresta del Rauto, quello che passa per Club Paradise,
partendo da Forcella Racli e arrivando a Forcella Capra. Un anello impegnativo per dislivello, 1380 metri di salita, 9 km e mezzo, ci abbiamo impiegato 5 ore e mezza. Ricordo che non si trova acqua sulla cresta né nelle vie di salita, la troveremo solo alla fine, poco prima di Pian delle Marie, quindi adeguiamoci a questa situazione. E per il resto, a parte la fatica, qualche tratto da prestare attenzione, brevi, leggermente esposti, ma niente di particolarmente difficile, la traccia sempre ben evidente, benché informale, segnata, sì, visibile sul terreno. Scegliere bene la giornata, l'ideale è una giornata non umida, ventosa, in modo da poter godere della vista sia sul versante della pianura sia su quello interno delle montagne. Sul sito curaticonstile.it tutta questa cresta è descritta a segmenti e si trovano tutte le indicazioni nel dettaglio per compierla in tratti più o meno lunghi. Il nostro sentiero tramite il CAI 899 o sentiero Frassati si va a concludere. Ecco qua davanti a noi il monastero di Santa Maria da cui eravamo partiti. La giornata meteorologicamente non è stata delle migliori, vedete ancora adesso il Club de Paradacce non consente sì, una bella visuale, ma insomma, questo fa parte del gioco. È da località Taviela, mentre il Raut mette il cappello in testa, noi chiudiamo.